Presidente, c'è finalmente una nuova società e c'è anche una società che aggiunge lo storico anno di fondazione del Teramo Calcio. Beh, ci tenevamo molto, sappiamo quanto il 1913 stia a cuore alla tifoseria tutta, ma anche a noi, è innegabile, quindi siamo riusciti a reinserirlo. Intanto un primo passo verso il cambio di denominazione c'è stato, quindi abbiamo aggiunto il 1913 a Città di Teramo. Sperando di ripercorrere, di tenere bene a mente la storia del Teramo calcistica, quindi chiamare Teramo Calcio qui in questo momento è un po' difficile, però diciamo, ci serve anche a noi dirigenti per tenere sempre ben memorizzate qual è la storia di questa società. Sei soci, però c'è possibilità, immaginiamo, di allargare ulteriormente la base. Assolutamente sì, mi sono tenuto delle quote in più proprio per favorire l'ingresso di nuove persone, ce ne sono, quindi speriamo anche a breve che entreranno. Purtroppo abbiamo dovuto fare tutto in tempi molto stretti e anche per impegni lavorativi qualcuno non ha potuto partecipare a questo bellissimo momento, però diciamo che la possibilità c'è sempre, ma ci sarà sempre, perché questa società deve essere aperta agli imprenditori, alle figure professionali che questa città sa esprimere, e quindi bisogna che tutti quanti ci diamo una mano a vicenda. Ci sono volti già noti dalla precedente società, un volto nuovo, ovvero l'imprenditore Merlini. È stato complicato convincere i soci dimissionari a sposare anche questo progetto? Per la verità no, diciamo, ci siamo trovati, quindi sono veramente contento. Credo una compagine sociale di livello, di persone, bellissime persone, tutti quanti teramani, tutti con un unico desiderio di lavorare per la causa, per la prima squadra della città di Teramo. E quindi ci onoriamo di partecipare a questa società. Io ho un compito un po' più importante, che è anche coordinare, di dare un pochettino di segnali. Sono magari quello un po' più esperto nell'ambito calcistico, ma credo che siamo un gruppo unito e presto credo si vedranno anche i risultati.